Non male, non male. Ma ancora non siamo a posto. Ciao, Barbie! Per fortuna sei arrivata! Ho buttato giù qualche idea per il coro del pezzo nuovo! Grandioso! Che poi ho buttato nel cestino perché erano idee orrende. Sono sicura che non lo fossero, ma proviamo a lavorarci sopra. Otterremo qualcosa di grande, come al solito. Che cosa ti prende? Skipper mi ha ricordato che oggi vanno tutti a pulire la spiaggia. È una tradizione di famiglia nella quale... Voi pulite la spiaggia? Oh, ne hai sentito parlare? È bellissimo! Vengono tutti gli abitanti della zona, ci si diverte e allo stesso tempo si aiuta l'ambiente. Sembra forte. È molto forte. Mi dispiace perdere la giornata. Allora non perderla. Possiamo dare il via alla tradizione anche qui. Dici? Sì, potremmo pulire... tutta Brooklyn! Io stavo per dire il nostro isolato, perché se intendi pulire tutto il quartiere sarebbe, come posso dirtelo, un'impresa tipo impossibile. Bisogna pensare in grande per fare grandi cose. Sai che non hai tutti i torti? Ok, allora facciamolo. Ma ricorda che abbiamo sempre da finire il brano. Otto non aspetta in eterno. Nessun problema, ci torneremo su dopo che avremo reso Brooklyn splendente. Non tu, ma il quartiere, e non ci vorrà molto tempo. La giornata ecologica in spiaggia era migliore. Persino meglio di quella del lancio delle torte. È vero! Decisamente! Sì! Mi piace la giornata del lancio delle torte. Gol! Un paio di infradito. Mettiamole dove devono stare. Qualcuno ha perso un compito! Certo che lasciano proprio di tutto in spiaggia. Un attimo, ma è il mio! Ecco dov'era finito! Ciao, Skipper! Ehi! Ciao, Jessica! Vedo che sei qui anche tu a pulire la spiaggia. Sì, non potevo mancare. Neanch'io, nemmeno per sogno. No, è sicuramente una faticaccia, però ne vale la pena. Oh, non è affatto una faticaccia. Io lo considero un gioco per cambiare look alla spiaggia. Era quello che intendevo, un gioco, non una faticaccia. E poi, chi è che non ama la spiaggia? Nessuno più di me. Beh, io la spiaggia la amo moltissimo. Di certo non più di me. Guarda che questa non è una gara. Certo che non lo è.